giornata di intelligenza artificiale. Abbiamo parlato tantissimo di teoria, poco di pratica, perché ovviamente i servizi che arrivano al consumatore pronti non sono ancora tantissimi, ma ce ne sono tanti comunque che già utilizziamo senza sapere che dietro c'è intelligenza artificiale, machine learning. Pensate a riconoscimento facciale su Google Photo, pensate ai sottotitoli che si creano in automatico su YouTube, pensate ai chatbot quando scrivete su Messenger e vi risponde un bot. Cosa hanno in comune tutte queste piattaforme? Vengono inizialmente sviluppate in inglese, perché è ovvio, la maggior parte della gente parla in inglese, si investe sul maggior pubblico possibile. C'è una piattaforma invece che si occupa proprio di questo, cioè di intelligenza artificiale a servizio di aziende e di pubblica amministrazione, che fa anche chatbot ed è sviluppata interamente, almeno per ora, inizialmente in italiano. È la piattaforma Axel di Acceleronext, per cui invito sul palco per parlarcene il capo di Acceleronext, Stefano Mancuso. Partiamo col video. Che mostre ci saranno stasera in città? La mostra di dinosauri al MUDEC. Ti piacerà. Quando posso tornare per fare prima? Tra 50 minuti. Dove butto il sacchetto? E la bottiglia? Il sacchetto va nella plastica, la bottiglia nel vetro. Ma quale nuova tariffa è impostata sulla mia bolletta? Tariffa bio-oraria. Bentornata, ma che sguardo! Ma quanto mi conosci? Ormai sono un libro aperto per te. Chiedi ad Axel, Applied AI. Ok, buon pomeriggio a tutti. Sono Stefano Mancuso e sono a capo di Acceleronext. E nei prossimi 23 minuti circa vi racconterò come abbiamo reso possibile quello che avete visto in questo video. Partiamo da la prima domanda che viene naturale fare. Che cos'è Axel? Axel è una piattaforma integrata di intelligenza artificiale che ha come caratteristica peculiare quella di apprendere concetti e migliorare la performance di utilizzo con il passare del tempo. Questo grazie alla struttura dati, quindi alla tecnologia che sta alla base, ad una struttura fatta da milioni di nodi e relazioni che sono la caratteristica di Axel. E questa base dati, questa struttura è in grado di fungere sia da motore di intelligenza artificiale e sia da base di conoscenza. Quindi questo ci consente soprattutto di accelerare in applicazioni di natural language processing. E adesso vi farò vedere con una rappresentazione come funziona nella pratica. Questo è il corpus della conoscenza di Axel. Quindi noi partiamo da una base di conoscenza che diventa patrimonio di tutti gli utilizzatori di Axel, quindi è comune a tutti gli utilizzatori, a tutti i clienti. Perché apprende ogni giorno di più? Perché man mano che nuovi clienti iniziano a utilizzare la piattaforma, queste conoscenze specifiche dei clienti che vengono caricate vanno a legarsi ai concetti che sono già i concetti di Axel e vanno a strutturarsi esattamente come fa il cervello umano, che apprende nuovi concetti e li mette in relazione con quelli che ha già. Il sistema funziona esattamente allo stesso modo. Quindi, nel momento in cui abbiamo una struttura di questo tipo, riusciamo ad avere una serie di caratteristiche distintive, di vantaggi rispetto alle soluzioni standard, che sono le soluzioni che di solito vengono addestrate attraverso esempi massivi, proprio in funzione della struttura dati e di come è costituita Axel. Axel può essere addestrata tramite concetti e questa è una grande innovazione della nostra piattaforma.
Come funzionano la stragrande maggioranza delle piattaforme che usano reti neurali standard? Vengono addestrate tramite esempi massivi, ovvero devono avere un contenitore in cui vengono inserite centinaia e centinaia di coppie domanda-risposta per fare in modo che quando un utente, attraverso per esempio un chatbot, pone una domanda a un sistema automatico, il sistema sia in grado di fare un match tra la domanda che ha ricevuto e quelle che ha in esempio. Capite bene quindi che per anche semplicemente la frase di esempio come posso cambiare la mia username o come posso cambiare le credenziali di accesso o come posso cambiare il mio nome utente, una soluzione che è addestrata tramite esempi massivi deve avere un esempio per ognuno di questi concetti e non solo, deve avere anche tutte le combinazioni semantiche con cui un essere umano può porre questa domanda, altrimenti è molto facile che il sistema non riesca a fare correttamente il match. Noi invece non abbiamo bisogno di addestrare con gli esempi massivi, noi abbiamo bisogno di un solo esempio, ovvero abbiamo bisogno di spiegare ad Axel qual è l'inferenza logica che deve fare nel momento in cui gli viene richiesto come cambio la mia username. Dobbiamo semplicemente dirgli devi modificare l'username per questo cliente specifico andando nell'area riservata, se questo è quello che desidera il nostro cliente utilizzatore. Questo dà un vantaggio enorme in termini sia di velocità, perché l'immediata conseguenza dell'addestramento per concetti è la velocità. Un tipo di addestramento tramite esempi massivi necessita mediamente di 4, 5, 6 mesi, dipende dal grado di complessità di quell'argomento. Noi invece riusciamo su argomenti anche molto complessi, proprio perché non dobbiamo macinare migliaia e migliaia di esempi massivi, riusciamo a farlo in qualche settimana. E quindi questo è un qualcosa che riscontriamo ogni giorno quando poi andiamo in produzione o quando facciamo delle valorizzazioni per dei clienti, perché ovviamente meno tempo vuol dire soluzioni più accessibili. Un'altra caratteristica che ci distingue, che è proprio funzione della tecnologia, è l'assenza di percorso di dialogo obbligati. Se fate caso, nella maggior parte delle soluzioni che trovate in commercio ci sono quasi sempre delle scelte obbligate, i classici pulsanti. Quei pulsanti in alcuni casi possono essere una buona soluzione, ma nella stragrande maggioranza dei casi sono delle soluzioni a scelta multipla o ad albero decisionale che vengono camuffate da intelligenza artificiale. Quindi noi usiamo le scelte multiple solo quando sono necessarie, quando hanno un senso, per esempio per disambiguare un contesto, quando abbiamo bisogno di porre una domanda all'utilizzatore. Quindi questo tipo di vantaggio ci consente di definire la nostra soluzione una soluzione conversazionalmente aperta, perché non abbiamo paura di esporci al conversazionale puro, cosa che invece le soluzioni standard spesso fanno. Cercano di chiudere il cliente in un imbuto di soluzioni, di scelte, per evitare di avere delle domande a cui non sono in grado di rispondere. L'autoapprendimento, invece, è un qualcosa che avviene in due fasi. La prima fase è quella che vi ho fatto vedere prima, ovvero la possibilità di migliorare la competenza, migliorare la conoscenza ogni qualvolta che una conoscenza specifica di un singolo cliente viene innestata in Axel. Poi c'è anche una seconda modalità per far sì che Axel possa imparare. E questa può essere sia mediata dall'uomo, quindi nella stragrande maggioranza dei casi si fa un addestramento supervisionato. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo delle applicazioni in ambito pubblica amministrazione locale sulla raccolta differenziata. La raccolta differenziata è un scenario ampissimo perché ci sono migliaia di oggetti, di prodotti che un utente, un cittadino può chiedere a un sistema di intelligenza artificiale. E nel momento in cui, facciamo un esempio, un cittadino dovesse chiedermi dove butto il barattolo della Nutella e poniamo che Axel non abbia questo concetto, Axel chiede al cliente, all'utente, di che materiale è fatto?
E l'utente risponde: è fatto di plastica di vetro. Noi possiamo fare in modo che all'utente successivo, che pone la stessa domanda, il sistema non chieda più di che materiale è fatto, perché se l'abbiamo così configurato, Axel ha imparato che il barattolo di Nutella, nella stragrande maggioranza dei casi, è fatto di due materiali, vetro e plastica. E questo, sempre in ambito conversazionale, ci dà un grossissimo vantaggio. Un'altra forte differenza rispetto alle soluzioni che vengono addestrate tramite esempi massivi è il grado di affidabilità. Tutte le soluzioni che si basano su reti neurali standard, per quello che dicevo prima, non fanno altro che fare un match relativamente esatto tra la frase che ricevono da un utente tramite un chatbot e quella che hanno avuto in addestramento, e usano un criterio che si chiama tolleranza dell'errore, ovvero quando sono sufficientemente certi che la frase inserita corrisponde a una che hanno in addestramento, rispondono con la risposta conseguente, altrimenti non rispondono. La performance media di questo tipo di soluzioni è il 75%. Noi superiamo il 99% di affidabilità. Questo perché la tecnologia, la modalità di funzionamento è molto diversa. Quindi l'unico caso in cui noi possiamo incorrere in un errore è l'errore umano. Cioè, se l'essere umano che ha fatto la modellazione specifica per quell'utente ha commesso un errore. Quindi capite bene che stiamo parlando di percentuali che vanno a impattare fortemente quando andiamo in ambito, soprattutto ad esempio di customer service, avere un 75 con un più 99%. Questa è una caratteristica che ad esempio ci ha consentito negli ultimi due mesi di entrare su alcuni clienti che erano molti mesi che cercavano soluzioni che potessero essere installate on-premise, ovvero in casa, perché tutte le soluzioni sul mercato, direi davvero tutte, sono utilizzabili come servizio tramite cloud. Noi invece possiamo sia permettere al nostro cliente di dimensionare la performance che vuole in virtù della macchina più o meno performante, in base ad esempio al numero di clienti contemporanei che prevede di accogliere sul sistema, e possiamo anche dargli la possibilità di installarlo sul suo data center. Quindi immaginate una banca, un istituto di credito che per policy difficilmente fa uscire fuori i suoi dati dal data center e con tutte le policy a cui che deve rispettare, non potrebbe utilizzare una soluzione in cloud. Oppure pensate a tutti gli scenari in cui non c'è connettività. A bordo di una nave da crociera sarebbe impossibile utilizzare un sistema. Noi possiamo farlo perché installiamo anche su data center, quindi on premise. Quindi adesso vi ho elencato una serie di alcune delle nostre caratteristiche distintive. Noi sin dal progetto iniziale, da quando abbiamo iniziato a pensare ad Axel, l'abbiamo immaginato proprio per applicarlo su alcune applicazioni specifiche. Abbiamo pensato al customer service, abbiamo pensato a applicazioni di knowledge sharing, di applicazioni di servizio al cittadino, di marketing. Quindi ci siamo messi a sviluppare una soluzione che potesse essere rivolta alle banche, alle assicurazioni, alle telco, a tutte quelle aziende che gestiscono migliaia di contatti utente giorno, alla pubblica amministrazione locale, quindi per avere un sistema che potesse dare informazioni in tempo reale al cittadino H24, 7 giorni su 7, senza problemi di offrire servizio in più lingue. E quindi abbiamo realizzato una serie di applicazioni, anche lì cercando di differenziarci da quello che il mercato offre. Oggi il mercato, ad esempio, offre tantissime soluzioni chatbot. Ormai chiunque vende chatbot. Il problema è capire, uno, che tipo di tecnologia sta alle spalle e soprattutto poi quali sono realmente le caratteristiche che deve avere un chatbot che deve ingaggiare migliaia di utenti magari al giorno. Guardate questa immagine. Senza nessun altro dettaglio, questa immagine ci fa capire che la persona raffigurata è triste.
Il nostro chatbot funziona esattamente allo stesso modo. Può anche analizzare immagini, ma anche attraverso un'analisi semantica, quindi analizzando il testo, è in grado di comprendere qual è lo stato d'animo della persona che sta dialogando con lui. E questo può influenzare il tono, il tenore della risposta. Vi faccio un esempio. Un utente che mi scrive su un chatbot: ho un problema, sono 10 giorni che non riesco ad accedere alla mia area riservata, come posso fare? Riceve un tipo di risposta che può essere: mi dispiace per il suo disservizio, può modificare la sua password attraverso l'area riservata a questo indirizzo. Concettualmente, cioè dal punto di vista di soluzione, stiamo parlando dello stesso nodo concettuale. Ma se l'utente mi chiede come posso cambiare la mia password in maniera molto più asettica, io gli do una risposta molto più asettica. Io sono in grado di fare questo tipo di differenza perché gestisco il mood. Una soluzione standard, se ha avuto entrambi questi esempi, in addestramento risponde, ma risponde allo stesso modo, ma senza avere nessun tipo di, senza adeguarsi al mood dell'interlocutore. E questo in ambito conversazionale fa molto la differenza. Un altro esempio è la gestione delle domande multiple. Avete visto nel video prima che il bambino chiede: dove butto la bottiglia e il sacchetto? Una soluzione standard, per quanto vi possa sembrare banale, non gestisce le domande multiple, quindi risponde solo alla prima parte della domanda. Noi riusciamo a gestire, in virtù della tecnologia, possiamo gestire i tempi verbali. Quindi per noi il concetto del chi è il sindaco di una città è diverso da chi era il sindaco di una città o da chi sarà il sindaco di una città. Tutto questo in ambito soluzioni standard è impossibile, perché non lo consente la tecnologia. Axel è in grado anche di ascoltare, oltre che di capire. Come lo fa? Attraverso, ad esempio, applicazioni di social listening. Immaginate di avere un sistema che in automatico comprende quelle che sono le interazioni sul vostro canale social, della vostra azienda, e dà una risposta in automatico, magari fornendo il primo livello di assistenza o fornendo semplicemente un'informazione che volete che gli sia data immediatamente. Oppure immaginate in ambito marketing un sistema che è in grado di ascoltare in ascolto attivo sulla rete, sui social, su Twitter, è in grado di intercettare hashtag, è in grado di intercettare parole chiave. Potrebbe dirvi, ad esempio, qual è il mood, il sentiment a seguito del lancio di uno spot pubblicitario. Quindi tutte queste informazioni possono essere rintracciate da Axel andando a fare un'attività di ascolto attivo. Axel poi è anche in grado di vedere, ovvero collegato a dei sistemi che analizzano le immagini, può fare due cose. Può fare, ad esempio, come avete visto nel video, un'analisi facciale, cioè riconosce la persona che sta entrando in uno store e quindi è in grado, ad esempio, di proporre tramite dei totem o tramite semplicemente un'indicazione allo store, darci delle indicazioni sull'utente che sta entrando, oppure dirci quante volte lo stesso utente è ritornato nel negozio nello stesso mese. Oppure può essere impiegato per un sistema di rilevazione presenze. In ambito PA, ad esempio, potrebbe essere un sistema che misura quante persone sono in un ufficio e in maniera proattiva dà l'indicazione all'utente che chiede di ritirare un certificato, un documento presso quell'ufficio, gli dà un'indicazione che combina l'informazione di quante persone ci sono, unite magari a quelle del traffico, della viabilità, e gli suggerisce di tornare in un giorno diverso. Questo è tutto quello che è tra le cose che può fare Axel. Axel poi inoltre è in grado di offrire un accesso molto particolare a quella che è la conoscenza. Spesso nelle aziende
c'è un patrimonio di conoscenza, di ticket, di circolari, di normative, che sono una serie di informazioni che non sono messe in correlazione tra loro, spesso sono sparpagliate su più supporti, su più sistemi diversi. Axel è in grado di analizzare queste informazioni da fonti diverse ed è in grado quindi poi di metterle in correlazione e consentire all'utilizzatore di accedere a questa conoscenza tramite una ricerca, tramite delle ricerche non su base keyword, ma su base concetto. Quindi questa è una maniera diversa che ci consente di attingere alla conoscenza aziendale. Axel, proprio perché eccelle in tutto quello che riguarda applicazioni conversazionali, è in grado ad esempio di consentirci di fare da vocal editor, generatore di documenti tramite la voce. Un'applicazione molto semplice in ambito artigiani. Immaginate un artigiano che non ha neanche un software di contabilità nella sua piccola bottega, fa delle fatture magari ancora a mano, tramite un'app e uno smartphone è in grado di dettare semplicemente con la voce l'importo della fattura e a chi fare quella fattura e il sistema genera la fattura in automatico. In più, Axel è predisposta a fare una serie di analisi che sono analisi in ambito neuromarketing, perché può, con lo stesso approccio, acquisire, processare informazioni che arrivano, ad esempio, da dispositivi che misurano la conduttanza cutanea, che misurano le onde cerebrali, che misurano i movimenti oculari. Immaginate in ambito showroom, di voler misurare lo stato emotivo di una persona e quindi poi attivare delle azioni nel momento in cui un utente sta visualizzando un video e poterlo fare tramite una piattaforma di intelligenza artificiale che somministra dei contenuti che si modificano dinamicamente in base a quelle che sono le emozioni che rileva man mano che l'utente sta vedendo il video, ad esempio. Quindi questo è... sono alcuni degli esempi delle applicazioni di Axel. Naturalmente ce ne sono anche tante altre e tante possono essere costruite sugli utilizzi, sulla necessità del cliente. Ora vi faccio vedere con questa rappresentazione esattamente come funziona Axel quando con un'interfaccia conversazionale risponde a una domanda. Prima vi ho detto che Axel ha due basi di conoscenza, una specifica di Axel e una che si arricchisce giorno per giorno con gli utilizzatori, quindi con i clienti. Di fronte a questa domanda in ambito bancario, quindi questa, la sorgente dati sono le FAQ di un sito di una banca, c'è una domanda che è: com'è possibile disporre versamenti a favore del conto corrente? Il sistema ha questa informazione nella base di conoscenza della banca e risponde: è possibile versare sia assegni italiani esteri che contanti. Quindi questa è un esempio tipico di FAQ di una banca. Cosa succede però se ad Axel viene chiesta qualcosa riconducibile allo stesso concetto ma in maniera diversa? Alla domanda posso versare un assegno in dollari sul conto corrente? Axel risponde, ma come fa a rispondere? Risponde perché attiva la base di conoscenza di Axel, attiva la conoscenza della banca, ma attiva il nodo valuta, che è un concetto di Axel. Quindi Axel ha un nodo dove ci sono dentro tutte le valute, comprende che i dollari sono una valuta e dà la risposta corrispondente, che è quella che abbiamo visto prima. Questo su una soluzione standard non funziona. Ok? Vi starete chiedendo cosa c'entra una ruota di pietra con l'intelligenza artificiale. O almeno mi auguro che voi ve lo stiate chiedendo, altrimenti vado via. Allora, ci sono molte analogie tra questa ruota, quindi la seconda invenzione più importante dell'uomo dopo il fuoco e l'intelligenza artificiale. La ruota risale a circa 5.500 anni fa e all'inizio la ruota veniva utilizzata non come trasporto, ma veniva utilizzata dai vasai come tornio. Poi 300 anni dopo, i Sumeri, proprio perché c'erano le condizioni, c'era una condizione tecnologica, ovvero erano stati scoperti i metalli, il bronzo, sono stati in grado di realizzare delle ruote di legno collegate da un asse.
Questo ha consentito poi di fare in modo che un'invenzione che prima aveva avuto un impatto residuale sulla storia, di diventare una delle scoperte più importanti che ancora oggi hanno un'evoluzione tecnologica. L'intelligenza artificiale ha molte analogie. Se io vi dovessi chiedere quando è nata l'intelligenza artificiale, a quando risalgono secondo voi le prime installazioni di intelligenza artificiale? 1943. Il 1943 è l'anno in cui due scienziati iniziarono a utilizzare le reti neurali cercando di replicare il funzionamento del cervello umano. E dal 1943 ad oggi ci sono state molte evoluzioni, ci sono state delle battute d'arresto, poi ci sono state una serie di casi e di tecnologie che sono all'altra dell'intelligenza artificiale. Ad esempio nel 2000 sono state introdotte le prime banche dati come Wikipedia, quindi che avevano una base di conoscenze importante che prima non esistevano. Nel 2010 i cloud sono diventati alla portata quasi di tutti. Nel 2016 Microsoft e Facebook nel giro di 15 giorni hanno deciso che 1,5 miliardi di utenti, che erano quelli che usavano le loro applicazioni di messaggistica, potessero utilizzare un bot su queste applicazioni. Quindi abbiamo avuto negli ultimi quasi 80 anni una serie di avvicendarsi di casistiche e di condizioni che oggi ci hanno portato a far sì che l'intelligenza artificiale possa diventare un qualcosa molto simile a quello che è stato la ruota 5.500 anni fa. E noi siamo molto, molto sicuri che faremo una parte da protagonista in questo tipo di evoluzione. E oggi, senza falsa modestia, ci sentiamo come i Sumeri, che avevano collegato due ruote in legno, ci sentiamo come i Sumeri che hanno realizzato un collegamento in maniera diversa tra due neuroni. Grazie.